Ogni volta che viene chiusa una libreria, la città di Napoli perde un presidio di cultura e di libertà, un presidio di legalità, questa volta ad abbassare la Saracinesca e la Libreria Fiorentino, la storica sede di Calata Trinità Maggiore, tanto amata da Benedetto Croce. I costi troppo alti e la mancanza di clientela ha portato il titolare, Diego Fiorentino, a scegliere di chiudere definitivamente. Chiudere la libreria è un dolore enorme, però purtroppo è l'unica soluzione, perché il nostro settore, soprattutto questa zona è qui, e noi siamo completamente tagliati fuori. E oltre al fatto che la chiusura, io non sto bene, sto recuperando da tutta un'altra situazione un po' più complicata, però c'è anche il fatto che gli introiti non ci sono più come prima, sono solo spese esagerate ormai. Idee e valutazioni sono emerse durante il Libro Day, organizzato dal deputato di Alleanza Sinistra Verdi Francesco Emilio Borrelli e dallo speaker de La Radiazza Gianni Simioli sulla crisi della cultura a Napoli, che lascia spazio al proliferare di attività di ristorazione. Non possiamo immaginare che i libri e la cultura siano sostituiti da TikTok. Nostro è un sostegno, cercheremo, come abbiamo fatto al Metropolitan, la difesa strenua di questi luoghi, perché non sono soltanto luoghi di cultura, sono luoghi di difesa della nostra storia. Una città che è in grado di offrire solo pizzetterie e tiktoker non ha futuro. Noi non vogliamo la Napoli dei tiktoker, dei malavitosi, dei cialtroni, degli imbroglioni o dei farabutti. Vogliamo una città anche della cultura, nella quale ci debbano stare ovviamente tutte le tradizioni, da quella culinaria ma anche a quella letteraria, altrimenti il rischio è la desertificazione sociale. A portare sostegno all'attività avviata nel 1936 è arrivato anche un altro esponente della Napoli Bene, regista e cliente storico Franco Cutolo, papà di Giogiò, il giovane musicista ucciso in piazza Municipio il 31 agosto. Ritengo che questo sia un luogo sacro di Napoli e, come ho detto a qualche collega, dobbiamo fare in modo che non si chiuda, perché se no fra 10 anni abbiamo solo kebab, ristoranti e bar. Insomma, voglio dire, la cultura è l'anima di una società. Se non c'è la cultura avvengono le tragedie. È chiaro, perché le tragedie avvengono perché ci sono individui che ignorano la cultura. Punto.